Eccoci qua. Microfono va, tutto a posto. Alzo un po' il gain perché parlo a bassa voce. Prova, prova. Bassa voce, sì, posto. Apro la diretta sul telefono. Si vede tutto. Oggi si sbusta Teros. Ok. Beh, iniziamo subito. Coltello alla mano. Non so se c'è una box topper, non mi ricordo nulla di questo set. So che c'è Uro, mi piacerebbe trovarlo anche se costa poco e è calato molto di prezzo. Vediamo di aprirlo bene. Vediamo un po'. Box topper, non box topper, chissà. Non credevo che ci fosse ancora su Amazon, l'ho preso su Amazon 3-4 giorni fa. Vediamo. Niente box topper. 36 bustine, sarà lunga, ma noi le sbustiamo tutte. Quanti artwork hanno queste? 3 artwork penso. 2 e 3, eccoli qua. Metti a fuoco, eccoli qua. Tiriamo fuori tutte le bustine e vediamo. Carte come solito. Iniziamo, solo che ingombrano un po' qui. Ok, bello vedere così tante bustine. Iniziamo da questa pila. Forbice alla mano.
adesso proprio non mi mette bene a fuoco. Tifone vorace. Annullamento mistico, questa era giocata. Bellissime questi bordi. Ah, non mi ricordo se ci sono anche le borderless. Divoratore di ricordi. Bello, abbiamo trovato la cover di una bustina. Poi, bellissime le terre. Rare foil. Due rare, mettiamole qua. E un token. Questa è molto bella. Vediamo se mette a fuoco questa webcam. Da così vicino, no? Eh sì, bellissimo. Cautela, minacciare, legame vitale, le carte creature nei cimiteri non possono entrare nel campo di battaglia. I giocatori non possono lanciare magie dei cimiteri. Beh, non male, costa 3. Quella su questa bustina. Si inizia come prima. Anche prima c'era, questa nuova, carina questa, bello il disegno. Pellegrina di Elliot. Pescatrice di sogni, basta una rara. Ok, pescatrice di sogni, cosa fa? Volare, legame vitale, ogni volta peschi una carta la pescatrice di sogni prende più 1 più 0 fino alla fine del turno. Ogni qualvolta la pescatrice di sogni attacca pesca una carta, scarta una carta la pescatrice di sogni ha antimalocche fino alla fine del turno, tappala. Dammi oro, anche se non costi un cazzo, sei fantastico. Dai, metti a fuoco. Metti a fuoco.
Sogni del mondo sotterraneo, è rifatta questa. Io ho la versione vecchia. Carina, la metto da parte. Bella, molto bella, molto bella. Indistruttibile, fin tanto che la tua devozione, il rosso e il verde, è inferiore a 7, Clotis non è una creatura. All'inizio della tua fase principale per combattimento, esili una carta bersaglio da un cimitero. Se hai una carta a terra, aggiungi una montagna o una foresta, altrimenti guadagni 2 punti vita e lui infligge danni ad ogni avversario. Una mitica. Del valore di forse 2 euro o qualche centesimo, però sempre una mitica. Questa la imbusterò perché l'affiancherò all'altra, all'artwork vecchio. Questa non l'avevamo ancora vista, anche questa. Oracolo incendiario. Colosso nixiano. Bella. Bellissimo questo artwork. Sembra quasi l'attrice di Wonder Woman. Faccio vedere se me lo mette a fuoco, dai. Ecco. Bellissima lei. Ora c'è la rara. Sì. Divorare fino all'estinzione. Carina. Poi una montagna foil, bella. Doppia terra in questa busta. Appoggiamo sempre qui. Questa era giocata, me la ricordo in arena. Cattroia, non tiene mai il fuoco sta cazzo di webcam. Pelato. Coste sconosciute. Impeto trionfante. Fato incombente. Trascinare nell'Ada. Dopo di questa c'è la rara, forse. Lira ammagliante. Carina anche questa. Ecco la rara. Actos, senza cicatrici. Niente foil. Però le terre sono qualcosa di fantastico. Non so nemmeno come abbassare la luminosità della webcam, forse qui dalle impostazioni di OBS, ma non so fare.
Dovrei guardarci un attimo, ma non so fare. E non voglio sminchiare tutto adesso. Spada di bronzo. Che è questa? Esploratrice della torre di Hirax. Porca troia, il fuoco. Forse un po' così, così, guarda, così. Cosa mi mette a fuoco? Mi mette a fuoco là dietro, devo coprire tutto. Cosa mi mette a fuoco? Nulla. Cioè non fa una cosa, neanche nemmeno il dito. Cioè lì dietro mette a fuoco, quando tolgo vabbè la luce distrugge tutto. Però qui non capisco. Anche questo c'è nel mazzo 1-1 segnalini, campo della rovina. Questa mi pare che valga qualcosa. Bellissima, bellissima. Ora ce la guardiamo. Non credo che valga qualcosa, però è foil mitica. Questa vale 6-7 euro, mi pare. E cosa fa? Puoi giocare una terra addizionale ognuno dei tuoi turni. Le terre che controlli hanno tutti i tipi di terra base in aggiunta. Porca miseria forte. Costa anche 3 per entrare, una ninfa. E invece questa? Bicolore, bellissimo. Ma è un uomo? Una donna? Al seno, non si capisce. E metti a fuoco. Oh, foil. Foil sfocata. Cosa fa? Vabbè, come ogni dio è indistruttibile. Fin tanto che la tua devozione al rosso e al verde inferiore a 7 non è una creatura come tutti gli altri. All'inizio della tua fase principale per combattimento è come l'altra. Ma è uguale all'altra? No, non era, era bianco e qualcos'altro. No, è la stessa. Ma quante probabilità c'erano? L'ho trovata in versione, non so cosa sia, tipo collector, non so. È in versione normale, foil. È la stessa. Non potevi darmi uno? Eccola qui, la stessa. Doppia versione diversa. Ho già trovato due mitiche, quindi non so cos'altro troverò. Ok, ira della tempesta. Sì, dai. È molto forte.
Cosa c'è lì? E c'è. Metti a fuoco, ti prego. Fammi un macro. Porca troia. Lo mette a fuoco quando gli pare. Beh, niente. Ok. Ok, già visto, già visto. Questo no, ma non è niente di che. Carina, carina questa qui. Questa è proprio carina. Tappi 2, appare la devozione nero però. Guadagna un punto vita per ogni creatura esiliata in questo modo. Sì, ci sta. Bella, un'altra mitica. Tassa è molto. È abbastanza forte tassa. Poi basta, leggiamo cosa fa. Ovviamente se la devozione è 7, quella roba lì non è una creatura. Fase finale, esilia fino a un'altra creatura bersaglio che controlli, poi rimetti quella fatto controllo, tappano che non è male. C'è l'esilio, poi ti c'è una hai una creatura che costa 0 e tappi 4 gli tappi una creatura, non è male. E poi questo quest'artwork che è molto bello. Ora andiamo più veloci, ci saranno un bel po' di doppioni ora. Poi il comune. Benedizione insidiosa. Peschi 3 carte, perdi un punto vita ogni volta che lanci la magia. Diventa un bersaglio, diventa sacrificio. Peschi 3 carte, basta, semplicissimo. Costa anche tanto. Inseguimento inesorabile. Chi è Teferi quello lì? Mi sa di sì. Della tela di catene. Tesse proprio le catene. Questo andava molto, però non mi ricordo cosa fa. Tappi 3, ogni volta pesca una carta può guadagnare
guadagni un incolore, se lo fai metti un segnalino proprio sul Kraken, è forte, 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 sì. Siamo fuori? No, tocca in capo, è una palude. Un attimo, metto un po' a posto. Mettiamo le mitiche bene. Questa anche. E basta. Facciamo così. Queste sono le rare, questa è l'altra bustina appena aperta. Scusali. Dedalo di Scofos, costa tanto, tappi 4 per rimuovere una creatura, attaccante o bloccante. Quest'altro mi è sempre piaciuto. Bella, anche questa mi è sempre piaciuta. Questa la potrei mettere nel mazzo 1-1. Inizia l'altra pila. Metti a fuoco, ti prego. Forse così lo prende meglio il fuoco. Intervento di pure force. Niente di che. Spero si senta bene. Ho alzato il gain al massimo, cioè al massimo, quasi al massimo. Dovrebbe sentirsi. Ci
Cioè, fanno più rumore le bustine, questo. Cioè, questo qui fa più rumore della mia voce. Purtroppo devo parlare piano. Questo verrà anche ricaricato su YouTube. Nel caso potete cercare il disperso su YouTube e troverete alcuni video di videogiochi, qualcosa, qualche unboxing. Unboxing, spacchettamento. Ho fatto anche Innistrad, due bundle ho sbustato in live. Fenice di cenere, poi una foil comune. Anche questo disegno, quest'artwork è molto bello. Miseria, come fanno a fare dei disegni del genere? Non lo so. Fenice di cenere, costa 3 vola rapida. Ok. Non so. Dopo, se voglio, giochiamo un po' a Nintendo Switch. Cioè, dopo staccherò questa live perché poi la ricaricherò per intero su YouTube e riattaccherò e giocheremo. Riattaccherò, farò una breve pausa e poi riattaccherò. Ramingo dell'angoscia. Ma tipo la fenice di cenere. Non è possibile che nelle prime bustine ho già trovato tutto. Ho trovato tre mitiche e una abbastanza rara. Fuoco. Fire. Dai. Vabbè, niente di importante. Però, ecco, adesso ho messo fuoco. Oh, un'altra mitica. Questa è rara, no? Questa cosa fa? Costa 7. Travolgere setup in più. Triplo di. Beh, non è male. Però costa tantissimo. Un'altra mitica. Mettiamola qui. Quattro mitiche. Non è male in un box. Uro mi pare che sia rara, quindi c'è ancora possibilità che lo trovi. Vediamo. Dai, che mi porta bene, dai, no,
Araldo della tempesta. Quella prima sembrava carina. Araldo della tempesta. È una creatura 3-2, scende con 3. No, c'è troppo da leggere. Provo a fare una cosa, scusate un attimo. Forse così prende di più la mia voce e sentite meno la carta delle bustine. Proviamo. Ma insomma, però spero che la mia voce si senta un po' meglio. Ho tolto il filtro. Stai lì, non faccio niente. In teoria sì, si sente un po' più alto. Vediamo qua cosa c'è. Costano molto. Carina. Foil non comune, esempio dell'abbandono. No, non ho cambiato categoria, cazzo. Non l'ho salvato. Ok. Ecco, ha cambiato adesso. Ero ancora al lavoro, ero. Bello anche sta artwork, bell'artwork questo. Cinghiale e basta. Cinghiale Nessian, è come il coleottero, in grado di bloccare cinghiale 16, non scende nemmeno con molto, pensavo peggio. Non è male. Euro. Oh, non costa un cazzo, però lo vorrei. Vediamo, no. Veterana di Akros.
Oi Barbu. Sì, stasera oggi sono giorno libero. Sì, che ho letto. C'è un piccolo. C'è un po' di delay dal quando invii il messaggio, quando vedo il messaggio io. Tu fai Magic? Dovrei mettere la chat a schermo, solo che non mi ricordo come si fa, l'avevo fatto qualche anno fa, ma non mi ricordo più. Devo sistemare le impostazioni per quel cosa, per il microfono del quando faccio live al lavoro, dici? L'ho comprato oggi, arriva domani il microfono, domani lo proviamo. Eh no, l'ho messo in tempo reale, ma forse adesso, forse il primo messaggio non l'ho visto. Lo devo sistemare. Bisogna che ci guardo, probabile, dai. Tu fai Magic? Sbusti Magic? Dammi uro, dai. Dai, no, ste cazzo di terre. Lanterna guida spiriti, carina questa. Ti hai giocato un mese fa per la prima volta lei. Carino Arena. Anch'io ci giocavo, solo che ogni espansione nuova ti bannano delle carte. Mi sono ritrovato col mio mazzo. Con tutto il mazzo bannato, non riuscivo più a giocare. Ma in arena se non bannassero le carte se non sarebbe costoso. Il problema è che ti bannano le carte, ti costringono a comprare bustine per trovare una carta della, cioè con le stesse caratteristiche però non bannate. Sì, infatti sarà 4 mesi che non apro arena io, forse anche 5. Beh, questo qui è la rara. Foil non comune, rara questa. Insomma, non ho trovato ancora. Cioè, ho trovato il mondo. Però questo set si è svalutato, sono calate tutte di prezzo. Sì, i giochi di carte sono tutti così, purtroppo. Io ultimamente sto giocando a COD Mobile sullo smartphone. Ho comprato anche il suo joystick apposta e vado da Dio. Sì, non solo quelli, sì. Avevo provato anche Genshin Impact, ma anche lì devi spendere. Per fortuna Clash Royale non mi piace. Sì, ho un contenitore. Le metto dentro le sue bustine, le sleeve, poi quelle più rare nel top loader. E poi ho delle scatoline in cui metto tutti i top loader dentro. Il top loader è quell'involucro di plastica. Cioè, è tipo una sleeve, però di plastica dura. Dai, ancora ste cazzo di terre. Sono belli disegni per carità, però non servono nulla.
domani sono ancora al lavoro. Tanto proviamo anche il microfono nuovo, se arriva domani. I pacchetti non lo so, ho preso il box, guarda. Ho preso questo. Se riesco a inquadrarlo. Ho preso il box. L'ho pagato 104 euro su Amazon. È un po' vecchiotto questo set, non mi ricordo di che anno è, fammi vedere. Ma neanche tanto, è di 4 anni fa questo set. E dentro che c'era? Ho trovato queste qui. Questa qui è l'unica che vale un po' di più, 7 euro penso. Queste qua, ma si sono quando uscì il set costavano un po' le carte. Difatti c'era una carta che si chiama Uro e qualcos'altro. Costava 40-50 euro l'una e invece adesso non so il perché si è svalutata tantissimo e costa 5 euro. Io vorrei trovare quella, non tanto per il costo ma perché mi piaceva. Vediamo, vediamo, vediamo. Ancora, ste cavolo di terre. Cioè queste sono quelle più rare che ho trovato. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 mitiche e una rara di valore. No, le colleziono, non ho mai venduto una carta io. Sono pieno in casa. Fumetti, videogiochi, carte collezionabili, sono pieno. Dai, un'altra mitica. Questa qui, anche questa penso che valga sui 4-5 euro. Poi basta. Anche questa è carina. Andava molto quando uscì questo set. In pratica quelle buone. Poi, cioè, diciamo che sono due rarità. Questa è una rara mitica. Sono le più rare, che ha il simbolino, non so, platino, questo simbolino qui. Invece quelle rare normali hanno il simbolino dorato, quelle comuni hanno il simbolino nero e quelle non comuni hanno il simbolino d'argento. E queste qua, sulle rare mitiche, ne trovi non molte a box. Di rare ne trovi sempre una in ogni pacchetto, invece queste qui ne trovi una ogni non so quanti pacchetti. Una decina di pacchetti, e ne ho trovate abbastanza, 5 mitiche, le rare sono, ne ho trovate abbastanza, una ogni pacchetto, come ti ho detto. Chissà, domani al lavoro, siamo vicini al Ferragosto. Domani ci distruggeranno loro. Cioè, tutta questa settimana. E in quel posto lì è la terza stagione estiva che faccio. Sì. Io ho 32. 32 anni. Leone dal manto di bronzo, poi basta. È durante l'inverno disoccupazione. E qui è un posto dove siamo vicino al mare, come sai, e non c'è molto d'inverno. Non è male questa carta.
Tu invece quanti anni hai? Sa che sei molto più giovane di me. Beh sì, faccio sempre così. Non so. Non lo so. Così. Questa l'ho già trovata. Non so perché penso che tu sia più giovane. Ho tirato a indovinare, forse. Ci ho azzeccato. Però, non pensavo mica. Quindi è quasi più di 10 anni di me, però. Sì. Non pensavo. Quindi tu sei dagli albori di Twitch che giri per i canali. Io l'ho scoperto un po' tardi. Io tipo non l'ho mai visto quando si chiamava Justin TV. Forse tu l'avrai visto. Anche nell'internet io ci sono da poco. C'è verso di trovare uno. E il nickname Barburadio HT, cosa ho scoperto nel 2013? Il tuo nickname da dove arriva? Dai, dammi uno, porca troia. Dai, ecco, questa è buona. Questa è molto buona, è quella che costa di più. Si aggira sui 16-17 euro. Ah, ok. Questa sono molto contento di averla trovata. Perché perfetto, sono già contento. Ho speso il quadruplo, però. Patrick, e che gioco è? Dopo ci guardo. Che genere è?
Cazzo. Lancia delle tenebre. Non è male questa carta. Forse anche questa è quella che costa un po' di più delle altre. Non ricordo, devo guardarci. Però si aggira come loro 15 euro tipo. Dovrebbe. Buono, buono. Alla fine sta regalando soddisfazioni questo box. Gioco ma già non mi piacciono. Ah, ok. Seguiamo le partite. Sì, ho capito, ho capito. Come Football Manager. Non mi piacciono i gestionali, i manageriali. Solo che tutto inventato, cioè inventato tipo le squadre, i giocatori sono tutti fuori, cioè non c'entrano niente con la realtà. Ok, i nomi inventati, squadre dei nomi, i nomi delle squadre inventate. Bello questo qui. Lamia profana sepolcri. Metti a fuoco, ok. Carina, ma costa tanto. Ho gli ultimi 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti. C'è stato verso di trovare oro. Cancellazione di Ashok. Dai, regalami un'emozione. Spero nell'ultimo pacchettino altri tre dopo di questo. Sto arrivando un'ora precisa. Dopo staccherò una mezz'oretta, un'oretta, poi riattacco e gioco qualcosa. Dai, no. Intervento di Erebos. Non c'è foil, no. No, parlavo delle carte. E poi ho detto che tra poco, cioè quando finisco i pacchettini, stacco una mezz'oretta, un'oretta e poi riattacco e gioco un po' a Nintendo Switch. Un'altra mitica.
Un'altra mitica, c'è un foil. Cosa fa questa mitica? C'è un pittore, no? Disegno ogni tanto. Stavo provando a colorare con gli acquerelli, ma con scarsi risultati. Questa non è male. Altra mitica. Beh, mi ha dato un bel po' di carte buone questo box. L'importante però sì, io sono dell'idea che se ti piace fare qualcosa devi farlo anche se ti viene male. No, 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 single. È strano. Che cazzo è questo che non l'ho mica mai visto? Gigante elementale. Trix, la tempesta improvvisa. Ma non giro, non vado da nessuna parte, sono a casa e lavoro. Lampo volare, le magie che lanci con il costo in mano convertito pari superiore a 5. Non è male. L'ultima bustina. No, ho perso tutti col lavoro, ho perso tutti gli amici, sono ho i miei colleghi. Il giro, non esco più, non uscendo più, anche perché le mie passioni le faccio da seduto a casa, quindi videogiochi, carte collezionabili, fumetti, Amazon mi aiuta a prendere tutto quello che voglio, non è che ho molte pretese. Che bello questo qui. Un'altra mitica, anche questa la volevo trovare nell'ultimo pacchetto, bellissimo. Che poi l'ho già trovata, no, non l'ho già trovata. Pensavo di averla trovata in un'altra versione. Ho il bisogno, sì, ho il bisogno. Bellina. Cioè, guarda qui, cazzo. Ancora, vabbè, guarda quanto scarto che c'è in un box di Magic, se riesco. Scarto, per modo di dire. Guarda che pila che ho fatto di carte. Sì, ne ho avuto di fortuna in questo box, guarda che cazzo di pila. E quelle non servono a niente, a meno che non fai un mazzo o ci giochi. Però sono del valore di pochi centesimi l'una. Il bottino è questo. Non è male. Questa e questa sono quelle che costano di più. Entrambe una trentina di euro. Le altre si girano attorno dai 5, 6, 4 euro.
tutte da buttare, se, cioè sì, le tengo, però le nascondo da qualche parte. Questa l'ho trovata in doppia versione, non mi ricordo come si chiama questa versione qui, comunque la stessa carta con due artwork diversi. Questa 6-7 euro, e questa non mi ricordo quanto viene. Non male comunque, al solito va anche peggio. Boh, io direi che posso staccare, torno dopo, se ci sei ancora fai un salto. Giocherò a Princess Peach Showtime, l'ho appena preso. Anche lì mi faccio un'altra oretta, un'oretta e mezza, faccio altri 2-3 livelli e poi stacco. Boh, se ci sei a dopo. Ciao ciao.